Fabrizio Palmieri di Amori Diversi è il suo romanzo di esordio. Fabrizio Palmieri non è nuovo alla scrittura perché era già sceneggiatore Panini Comics giusto qualche anno fa. Nella vita fa l'avvocato e si occupa di un'azienda che fa riparazioni nell'arte navale. Fabrizio Palmieri decide di coronare il suo sogno e ci riesce, approdando con Di Amori Diversi, edito da Adesso dell'Equatore, approdando alla scrittura. Fabrizio, chi deve leggere questo libro e perché? Questo libro è un po' rivolto, a tutti, perché non è altro che uno scavare in profondità dei personaggi principali e anche secondari, quindi si va in fondo alle anime, in fondo agli amori per la religione, per il lavoro, per se stessi, per la coppia, per gli altri. Quindi, ti interrompo, hai parlato di amore, quindi è una storia d'amore? No, assolutamente no, o meglio, non soltanto. È una storia di amore, ma con la A maiuscola. Ripeto, l'amore è un amore vario, è un amore che si rivolge su più settori, quindi non è soltanto il classico rapporto uomo-donna o donna-donna, uomo-uomo. Ecco, dici bene, uomo-donna, donna-donna, è importante ancora nel 2018 specificare che l'amore è fra persone e non fra sessi? Non dovrebbe esserlo in realtà. Purtroppo accade ancora, accadrà ahimè per molto tempo, perché le derive omo-transfobiche sono eccessive tuttora. Hai detto trans, una trans è uno dei tre protagonisti del tuo libro, che ricordiamo sono un prete avant-garde, un manager e appunto una trans. Il libro è ambientato a Taormina e la trans Sharon, detta anche principessa, dopo un lungo e travagliato percorso interiore, noi la incontriamo, che è già regina indiscussa dell'Arcadia e delle serate a tema gay, appunto al suo locale Rosso Rubino di Taormina, ovviamente un locale di invenzione, ma sappiamo che comunque Taormina ha sempre avuto una forte deriva di questo tipo. Sharon è un personaggio molto forte e apparentemente è il personaggio più forte dei tre. In realtà Sharon ha dovuto fare i conti con tanto fiele ingurgitato, e lo dico usando le tue parole. Diciamo che tutti e tre i personaggi hanno dovuto ingurgitare molto fiele, ognuno per i motivi suoi, ognuno per l'amore suo, per l'obiettivo del suo amore. L'amore di Sharon all'inizio era rivolto su se stessa, pensando di essere arrivata alla sua cristallizzazione come donna, arrivata a questo punto, perché sono 15 anni di transizione, lei a un certo punto si rende conto che forse ha vinto tutte le battaglie, ma forse la battaglia più importante ancora non l'ha vinta, e forse era la prima che le pensava di aver già vinto, è la battaglia con la sua delicatezza d'animo. C'è, a proposito di delicatezza d'animo e di sentimenti, c'è un passaggio del libro che ogni volta che lo rileggo mi emoziona. È un dialogo fra il padre Mackenzie e Monsignor Vignardi, che poi vedranno i lettori, è un arcivescovo. Sono di fronte a un tramonto mozzafiato sul golfo di Naxos e c'è un momento in cui Vignardi dice a Gualtiero: siamo spettatori dello spettacolo, Gualtiero. Ciò che ci siamo lasciati alle spalle lo conosciamo già, e ciò che abbiamo di fronte nessuno può togliercelo, e nulla può toglierci questo spettacolo. Io credo che sia una bellissima metafora esistenziale. Sì, nessuno ti può togliere il futuro, tu sei padrone del presente, non sono il primo a dirlo, il passato è passato, quindi abbandoniamolo. Però ecco, lo spettacolo più bello è sempre la vita, perché ti presenta sempre delle situazioni nuove, tu puoi immaginare tutto quello che vuoi. Puoi immaginare come sarà il tuo futuro, ma mai il tuo futuro sarà così come l'hai immaginato, ed è proprio quello il bello. C'è anche un'altra parte dove Emiliano, che è il manager, parla proprio di quello che l'aspetta dopo, quindi il guardare oltre la punta delle proprie scarpe, oltre la punta delle tue scarpe tu non sai cosa c'è. C'è una sorta di bingo, allora preferisci restare e continuare a guardare la punta delle tue scarpe o preferisci guardare lontano? Quindi, dovendo fare una metafora, rimanendo su Emiliano, come un gabbiano
che cabra da 30 metri e si tuffa impicchiata verso una preda, in fondo dovremmo vivere tutti così. Sì, non vorrei trascendere sul gabbiano di Jonathan Livingston, però sì, siamo tutti gabbiani. Bene, io ringrazio il gabbiano Fabrizio Palmieri, gli auguro di poter essere sempre rapace nella vita come lo è in questo momento, nel senso del gabbiano ovviamente. Grazie.